risolti i problemi all'interno della maggioranza dopo il rimpasto? Assolutamente sì, devo dire anche in maniera, secondo me, celere e opportuna, un cambiamento importante. Ho fatto in bocca al lupo al nuovo assessore Gerosolimo, dal quale ci aspettiamo tanto, perché possa portare i suoi spunti anche con l'iniziativa del governo regionale. È stato il PD, insomma, a dover cedere poi alla fine. Beh, il PD è il partito della responsabilità. Noi pensiamo che quando si è di fronte alla responsabilità dobbiamo rispondere presente. Abbiamo avviato un processo di discussione interna anche difficile, ma siamo riusciti a trovare questo sforzo di cammino da Alessandro, a cui va il mio grande ringraziamento. So comunque che il suo impegno resterà uguale, se non superiore a quello di prima, stando più in consiglio. Quello che però mi preme sottolineare è questa importanza di aver tenuto la coalizione in piedi anche a sinistra, perché stiamo costantemente in contatto con Sinistra Ecologia e Libertà, perché non vogliamo assolutamente far venire meno quell'interesse di politica di centrosinistra, e insieme stiamo lavorando anche a un nuovo sforzo programmatico per essere più attenti proprio a quelle iniziative politiche che devono puntare sul sociale e sulle persone che in questo momento sono in più in difficoltà in questa regione.